Non poteva esserci occasione migliore per festeggiare il giubileo della Fondazione Paola Droghetti che quello di accompagnare gli amici della Fondazione alla visita di un gioiello romano straordinario, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, una realtà culturale unica non solo per la ricchezza e preziosità delle sue collezioni, ma anche per la vivace attività concertistica che lo anima. E non c'era occasione migliore per realizzare gli scopi della Fondazione che quella di affidare al primo laureato in Italia in restauro degli strumenti musicali, il giovane Riccardo Angeloni, il lavoro di restauro su un liuto del XVI secolo, di un illustre liutaio tedesco trapiantato in Italia, Wendelino Teffenbrucher, di proprietà di questo museo. Il liuto ha la cassa aperta e mancante del piano, ma questo non toglie nulla al suo valore storico, anzi aggiunge una particolarità, perché è stato possibile leggere e studiare nei frammenti di carte e pergamene presenti nella cassa per motivi strutturali alcune curiose storie di famiglia. Desideriamo ringraziare la direttrice del museo, l'architetto Sonia Mattone, e il professor Massimiliano Guido, presidente del corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali dell'Università di Pavia, che ha seguito il lavoro di restauro sul liuto. Lo strumento è stato trasportato qui in Cremona nei laboratori di restauro di Palazzo Fodri dell'Università di Pavia, dove è stato subito soggetto a un'intensa campagna di studi, sia dal punto di vista storico, tecnologico, musicale e di diagnostica, quindi dal punto di vista dei materiali, delle loro caratteristiche chimiche e del suo stato di conservazione. È stata costruita una culla, un supporto, per poter lavorare in sicurezza sullo strumento, limitando la manipolazione diretta e lo stress sulle fratturazioni già infragilite. La campagna diagnostica ha previsto delle analisi di imaging e spettroscopia. Abbiamo caratterizzato le vernici, gli inchiostri presenti nei numerosi documenti, gli stucchi presenti sull'esterno dell'uscio, che erano decoesi e che avevano perso la loro funzione estetica e strutturale, sono stati rimossi prima con metodi meccanici, quindi utilizzando bisturi, rasiere e bastoncini, e poi ulteriormente rimossi con un metodo acquoso, utilizzando impacchi di acqua calda. Le fratturazioni sono state riallineate utilizzando speciali morsetti o dei piccoli magneti e sono state riadese utilizzando l'adesivo proteico a caldo. Quelle fratturazioni invece che risultavano particolarmente distanziate e quei lembi non erano più in grado di ricongiungersi, sono state colmate utilizzando un filler bicomponente. La natura documentaria dei frammenti all'interno ha posto quindi una sfida: conservare il liuto mantenendo questi documenti al suo interno, ma allo stesso tempo rendendo più leggibile la differenza fra materiali di restauro e materiali di costruzione. Una volta consultato e confrontatomi con i profili tecnici, scientifici e amministrativi coinvolti nel restauro, si è deciso di procedere alla rimozione di alcuni di questi frammenti. La rimozione dei frammenti di carta è stata eseguita con impacchi diretti di acqua deionizzata o utilizzando gel rigidi. La rimozione delle pergamene, invece, è stata effettuata applicando localmente calore con un termocautello, in modo da causare il rinvenimento dell'adesivo sottostante e procedere a una rimozione meccanica. Una volta terminate le operazioni di rimozione interne, è stata effettuata la pulitura interna del legno, sempre attraverso metodi acquosi.
Una volta terminate le operazioni strutturali sul guscio, è stato possibile effettuare la pulitura esterna, utilizzando metodi appositi dove possibile, ad esempio con l'utilizzo di un tensiattivo. Nelle situazioni più delicate, invece, si è preferito l'utilizzo di un'emulsione grassa. Il cavigliere, sebbene non originale, è stato riposizionato. Questo rappresenta una fase importante dell'utilizzo musicale di questo manufatto, testimoniata sullo stesso dalla presenza dei tasti in ottone e dai solchi causati dalle corde su di esso. Il restauro del liuto Wendelino Tiefenbrucker del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali è apparso subito come un caso interessante quanto complesso, sia a causa della natura polimaterica del manufatto, che ha posto delle sfide di natura tecnica, che a causa della situazione complessa di stratificazioni storiche sia a livello funzionale che a livello di restauro, che hanno posto degli interrogativi di natura metodologica. Solo da pochi anni il restauro degli strumenti musicali ha trovato una sua collocazione all'interno dell'insegnamento del restauro nel regime delle università dopo la riforma. È un evento importante perché uno strumento musicale va capito non solo come un oggetto polimaterico, ma anche come un oggetto che l'ha fatto per suonare, per produrre dei suoni. E proprio il fatto che un liuto dovesse essere imbracciato da un musicista nel 500, quando era stato costruito, e poi per mantenere questo rapporto con la persona umana, con il musicista, con l'ambiente che cambiavano, dovesse essere modificato, ci ha lasciato degli oggetti che sono dei punti interrogativi. Uno di questi è il liuto, o meglio il guscio di liuto di Wendelino Tiefenbrucker del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. È un oggetto che è stato modificato più e più volte. Porta su di sé la storia, non solo sua, ma anche delle persone che intorno a quello strumento, per momenti e per motivi diversi, si sono avvicendate. Tutto questo è possibile grazie al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali che da 2016 ha attivato il corso di conservazione e restauro per strumenti musicali e strumenti scientifici. Il poter partecipare grazie al supporto della Fondazione Paolo Droghetti a un progetto con il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, con la collaborazione del nostro primo laureato, ora collaboratore, è una soddisfazione grandissima ed è anche un primo momento che speriamo possa portare a tanti altri progetti, a tante altre storie e a ritrovare anche tanti suoni che per diversi motivi sono perduti. Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali nasce dalla collezione di Gennaro Evangelista Gorga, un tenore importantissimo alla fine dell'Ottocento e che lasciò la sua carriera fulgida tenore per dedicarsi al collezionismo. Abbiamo 2500 pezzi che hanno dato vita al museo. Luisa Cervelli dedicò la sua vita alla nascita del museo. Negli ultimi 3 anni sta diventando un museo accessibile, un museo multisensoriale che darà la possibilità a tutti di entrare in contatto con la musica. Sì.
stiamo riorganizzando gli spazi, ma non solo, stiamo studiando gli strumenti e li stiamo restaurando attraverso una campagna molto articolata che affronta le varie classi di strumenti musicali. Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali rinasce attraverso i suoi spazi che via via si stanno restaurando e rinasce attraverso la voce degli strumenti, ma non solo, perché ci sono strumenti muti come il liuto che è stato restaurato grazie al generoso contributo della Fondazione Paola Droghetti, che ha veramente tante storie da raccontare. La Fondazione è un traguardo che ci riempie di orgoglio. Molto è stato fatto e molto ancora speriamo di fare. E in questo magico luogo dove si celebra la bellezza e la diversità della musica, propongo un applauso per la Fondazione e alla memoria di Paola Droghetti.